Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Risparmio, bentornati in un nuovo video. Oggi, come promesso, andiamo un attimino a fare i video per tutto febbraio senza il mio bel o brutto faccione, dipende dai gusti. E partiamo con un video un po' particolare, perché questo mese non vado a fare il classico aggiornamento dei rendimenti del mio portafoglio. Ho deciso che non lo farò più tutti i mesi, mi sembra un po' una cosa inflazionata, preferirò farlo magari ogni trimestre, che forse ha un po' più senso. Invece volevo un attimino scopiazzare, ho preso idea per questo video sia da Darko che da Davide Ravera, per insomma andare a presentare il mio portafoglio azionario. In realtà l'avevo fatto già con il portafoglio ETF e col portafoglio REITs, che tra l'altro teoricamente andrebbe un attimino rifatto, magari alla fine del trimestre lo farò, perché ho aggiunto altre posizioni. E invece volevo andare un attimino a presentare pezzo per pezzo le mie posizioni che sono attualmente nel portafoglio azionario di Trading 212. Questo perché ovviamente volevo anche spiegare per quale motivo ho aggiunto le aziende, qual è la strategia, qual è il rendimento che hanno dato fino adesso, ma non per fare un aggiornamento, proprio per andare a spiegare un attimino come il titolo si sta muovendo rispetto al mercato, e anche insomma per andare un po' a capire la diversificazione di questo portafoglio. Prima di iniziare ovviamente volevo ricordarti che in qualsiasi momento della tua giornata puoi iscriverti a questo canale cliccando la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo, e inoltre se questo video è di tuo gradimento puoi lasciare un bel pollice in su, un bel mi piace, fallo diventare blu come i puffi per far capire a me ma anche a YouTube che questi contenuti sono di tuo gradimento. Bene, iniziamo. Per cui abbiamo qui, scopiazzato da come ha fatto Davide nel suo video, questo foglio di Notepad per coprire un attimino le posizioni, i loro rendimenti, la loro percentuale. Questo perché? Perché visto che, come dicevo prima, devo trasferirmi e non ho molto tempo di fare animazioni varie, e neanche posso chiedere ad Andrea, che mi sta aiutando, di fare 13 ore di lavoro per ogni video, questa soluzione mi sembra interessantissimamente facile, pratica, veloce da usare e soprattutto dagli stessi risultati. Allora, partiamo dalla posizione che ha minore peso nel mio portafoglio in questo momento, anche se magari in futuro sarà più grande e capiremo bene perché. Perché ovviamente oltre all'azienda metto anche la percentuale che andrà a occupare nel portafoglio e la percentuale che occupa in questo momento, per cui magari ancora non ho mediato il prezzo medio di carico, il numero di azioni, il valore totale, il prezzo che attualmente, il valore attuale, il profitto in termini monetari, il profitto percentuale che mi ha dato. Allora, partiamo subito con la prima posizione. Da Nasdaq, di questa ci ho fatto un video, l'avete visto tutti quanti, insomma fa parte di uno di tre stock exchange che ho aggiunto al portafoglio proprio per seguire un attimino una diversa tipologia di investimento che si basa più non tanto su seguire un'azione di un'azienda che produce qualcosa realmente, ma appunto dei servizi relativi al campo della finanza e degli investimenti in situazioni di praticamente monopolio. In questo momento Nasdaq ha solo l'1.8% del portafoglio, quando in realtà la voglio portare fino al 5% del portafoglio totale. Ha un prezzo medio di carico di $140.67, qui mette euro ma sono dollari, e ho 0.76 azioni, con un valore di $107.141, per cui un prezzo attuale di circa $136.56 nel mio portafoglio. Il profitto, al momento l'azienda sta perdendo un $3, quindi il 3% del mio investimento. Ovviamente è una posizione che ho iniziato da poco, e oltretutto queste posizioni sono aggiornate al 31 di gennaio, che è praticamente dopo il rintracciamento che c'è stato nei giorni scorsi nei mercati azionari, relativo al fatto che alcune aziende farmaceutiche stanno avendo dei ritardi all'interno della produzione e della distribuzione dei vari vaccini per quanto riguarda la pandemia in corso. Ovviamente questo è un titolo a lunghissimo termine che non ho preso assolutamente per il dividendo, anche se c'è, ma soprattutto per il capital gain, per la crescita che ha avuto negli anni passati e per la crescita che avrà negli anni futuri, che secondo me continuerà ad espandersi. Ci ho fatto un'analisi dettagliata sia di Nasdaq che delle altre aziende che andiamo a vedere il portafoglio, cioè l'LSE e il NYSE, anzi Intercontinental Exchange, e ovviamente questa insieme alle altre due mi dà appunto quella sicurezza del monopolio dei servizi offerti. La seconda azienda per termini di
presenza nel portafoglio è City of London Investment, il ticker CLIG, e anche di questa ci ho fatto un video dettagliato. La percentuale che vorrei avere nel portafoglio è del 3%, ma il titolo, diciamo, mi sta occupando del 3.7%. La cifra qui è in pound, sono 4,45 pound. Il PCM dell'azienda, ho 34.4 azioni, questo è il valore totale e questo è il valore che ho attualmente in portafoglio, per cui un profitto di 4 pound e con un profitto in percentuale di 2.66%. Questa qui è un'azione di tipo speculativo, l'azienda si occupa di investire closed-end fund, per cui in fondi chiusi in investimento, che si occupano solo di gestire i mercati emergenti, per cui invece di andare a prendere un ETF sui mercati emergenti ho pensato di prendere un'azienda che tra l'altro negli anni passati ha avuto degli ottimi rendimenti e che sta crescendo con un buon ritmo e che sta dando anche un discreto dividendo, e questo è appunto una diversificazione relativa al fatto speculativo, per cui portarmi su aziende che possono darmi un capital gain molto ampio nel futuro correlato a un ampio rischio. Ovviamente in questo caso ho ridotto la percentuale del portafoglio di questa azienda al 3%. Riguardo al portafoglio non l'ho detto, ma lo specifico qui: il primo anno, avendo iniziato a metà anno, ho ribilanciato all'inizio di gennaio, però vorrei ribilanciare il portafoglio ogni 6 mesi circa. La terza azienda in ordine decrescente è AMD. In questo momento AMD occupa il 3-4% del portafoglio, voglio portarla al 4%. Io credo in questa azienda perché rispetto ai suoi competitors e in particolare Intel, ma anche parzialmente Nvidia, di cui ci ho fatto un'analisi dettagliata di tutte e tre le aziende comparandole fra di loro, secondo me almeno in un medio periodo, nell'arco di 5-7 anni, ha dei vantaggi non indifferenti rispetto alla concorrenza, perché almeno sotto il lato chip, perché si è portata avanti con la gestione della produzione dei nuovi chip di nuova generazione rispetto ad Intel, che è ancora un paio di anni indietro, e inoltre il leader del mercato anche rispetto a Nvidia per quanto riguarda le schede grafiche. Questi due comparti ovviamente sono quelli che trainano il business, e secondo me l'azienda almeno per i prossimi 5-7 anni ha un vantaggio competitivo. Nulla toglie che poi, diciamo, Intel e Nvidia ritornino a galla, questo perché se uno nota il grafico della produzione dei chip che va, diciamo, dagli anni 80 fino ad adesso, si nota come queste due aziende si siano divise il mercato in termini percentuali molto ampi, ma soprattutto siano state dei rendimenti a onda, per cui per un lungo periodo di tempo è stato Intel, poi è venuta AMD, poi è venuta Intel. Ovviamente Intel è cresciuta molto di più perché ha comparti, ha diversificato di più rispetto a AMD, si è buttata anche sui hard disk M2, insomma ha diversificato meglio, però comunque qui la percentuale è quasi arrivata a quello che è il valore del mio portafoglio, la sta rendendo circa un 9.28%, con un 18% di profitto, e posseggo 2.24 azioni. Questo ovviamente mi espone al comparto tecnologico, ma non è l'unica. Andiamo avanti. Alphabet. Ovviamente Alphabet Google è l'unica azienda delle FANG, o FANG come le si vogliono chiamare, che è presente nel mio portafoglio. In realtà ce n'è un'altra, ma quello è amore, è un'altra cosa. Qui occupa il 4% del portafoglio, dovrebbe occuparlo, siamo al 3.7%, praticamente siamo quasi al suo valore reale. Ovviamente non vi posso permettere un'azione intera di Alphabet. Abbiamo un PCM di $1609.42 e posseggo 0.12 azioni, con un rendimento totale del 12.64%. Ovviamente non devo spiegare chi è Alphabet, non devo spiegare chi è Google, però in questo caso ovviamente mi espongo alle FANG in percentuale importante. Però secondo me ho selezionato questa azienda e anche l'altra, poi vedremo qual è, che ha dei vantaggi competitivi non indifferenti, che sono quelle del monopolio, anche in questo caso, della pubblicità e dell'internet web searching per quanto riguarda appunto il settore internet. Inoltre Alphabet è anche proprietaria di YouTube, per cui mi paga un piccolo stipendio tutti i mesi con i video che vado a pubblicare, e secondo me è un'ottima azienda. In realtà non credo di averla mai analizzata, però ci sono 12 miliardi di persone che l'hanno fatto, per cui sarei solo uno dei tanti.
È un'azienda in cui credo molto, è un'azienda che credo, in cui credo nel lungo termine, è un'azienda molto probabilmente è quella parte del portafoglio che non andrà mai ad essere variata, ovviamente a meno che non vadano a cambiare i fondamentali. Andiamo alla quinta azienda, Union Pacific Railroad, su questa ci ho fatto anche un video dettagliato. L'azienda è proprietaria e si occupa appunto di gestire linee ferroviarie per il trasporto di merci intermodale in alcuni stati degli Stati Uniti d'America, è la seconda azienda più grande dopo quella posseduta da Warren Buffett, che però non è quotata in borsa, però c'è Berkshire quotata perché a chi fosse interessato. Di questa azienda ho quasi un'azione, dovrebbe occupare il 4% del portafoglio, in realtà adesso è al 3.4. È un'azienda che ha avuto degli ottimi earnings nell'ultima trimestrale, però ovviamente dato il calo degli ultimi giorni il profitto mi è calato parecchio, credo di aver perso un 5-6% sul profitto, però non me ne preoccupo perché comunque credo in questa azienda. Anche in questo caso occupa in una questione di duopolio, non è proprio monopolio ma è duopolio, anche se c'è da dire che per quanto riguarda le tratte che gestisce è monopolista, perché i due main competitor si gestiscono differenti Stati Uniti d'America, per cui non è una problematica. In questa azienda credo tanto, fa parte del settore di cui mi occupo, cioè i trasporti. Io mi occupo di trasporti internazionali, qui invece sono intermodali nazionali, internazionali per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America. Un'azienda molto interessante, per chi si fosse perso il video può andarsela a guardare. Tutto il comparto ferroviario, comunque dei trasporti, è sottovalutato molto spesso, secondo me bisognerebbe darci un occhio in più. Poi andiamo a Caterpillar, anche di questa ci ho fatto un video molto interessante, anche lei recentemente ha pubblicato le trimestrali che sono andate molto bene, un 3.6% del portafoglio occupato al momento, devo occuparne il 5%, ho 1.14 azioni e mi sta dando quasi un 7% di rendimento, è calata anche lei negli ultimi giorni, era molto più alto il rendimento. Azienda in cui credo tantissimo, anche in questo caso non è monopolio ma il main player per quanto riguarda la produzione di mezzi pesanti per la lavorazione, per la lavorazione delle strade industriali, per la produzione anche di motori particolari, di componentistica particolare. Il video anche in questo caso è stato molto dettagliato, possiede diversi brand anche relativi al finanziamento, ai prestiti per l'acquisto di questi macchinari, perché ovviamente l'azienda produce dei macchinari che non costano bruschette, ha comunque anche lei, non dico una situazione di monopolio, però ha delle forti preponderanze a gestire il mercato quasi da monopolista. In questo caso tengo a ripetere che sarà una di quelle aziende che sarà a lungo termine nel mio portafoglio, appunto perché credo in questo business. Andiamo alla settima azienda, Fiverr. Questa è un'altra delle aziende speculative che ho. In questi due giorni ha fatto dei cali assurdi, ero più 60% col portafoglio per questo titolo, è scesa a più 34%, comunque non piango. La percentuale di portafoglio che vorrei avere è 6%, siamo al 5.7%, interessantissimo che sono quasi arrivato alla posizione, medierò comunque nel lungo termine, chi mi segue sa che io gestisco il portafoglio come un piano di accumulo, come un DCA, dollar cost averaging, per cui non mi preoccupo delle oscillazioni momentanee, anche perché le somme che vado a investire sono piccole e per cui non è che mi aspetto chissà quali drawdown in termini monetari. È un'azienda che secondo me ha delle forti prospettive di crescita pur avendo avuto un boost durante la pandemia, perché è un business interessantissimo, gestito benissimo, l'ho utilizzato e si trovano appunto delle offerte molto interessanti. Deve semplicemente riuscire a scremare il background noise, perché tutte quelle persone che vendono fuffa da quelle che ovviamente vendono i servizi fatti bene, però è un business anche questo che secondo me ha delle fortissime prospettive di crescita futura, almeno per i prossimi 10 anni. Poi non è detto che questa azienda rimanga nel mio portafoglio per sempre, però sicuramente per i prossimi 10 anni mi può dare un ottimo capital gain. In questo modo mi sono orientato sui servizi internet. Poi abbiamo Johnson & Johnson, J&J, ovviamente chi non la conosce, è un po' in ritardo col vaccino e comunque il vaccino è solo effettivo al 63%, infatti mi ha perso un pochino la posizione, comunque mi saranno un ottimo 10%, e ho 1.62 azioni al momento, quasi 1.63, dovrebbe occupare il 5% del portafoglio, al momento ne occupa il 4.6, ho quasi completato la posizione. E comunque l'ho mediata nei giorni passati e mi ha dato delle ottime soddisfazioni. Questa è un'azienda
di quelle, sia per il dividendo, ma anche per il tipo di business che terrò a lunghissimo termine, praticamente non vorrei mai levarla dal portafoglio a meno che non cambino i fondamentali, perché come si può immaginare un'azienda ben diversificata non produce solo farmaceutici ma anche prodotti per la cura della persona e comunque ha tantissimi prodotti che servono tutti i giorni, le persone li usano tutti i giorni, insieme a altre aziende del settore come Procter & Gamble o Unilever o tante altre. Comunque produce cose che dobbiamo utilizzare, che ci sia una guerra termonucleare globale oppure che semplicemente stiamo a casa nel nostro studio a fare chissà cosa. Per cui non ha un vero e proprio monopolio, ma produce diciamo dei prodotti che tutti i giorni devono essere utilizzati e per cui ha anche uno storico non indifferente, opportunamente studiata se mantiene i fondamentali, è un'azienda da tenere per sempre ed è quello che vorrei fare io. Successivamente Logitech, questa azienda ci ho fatto anche un'analisi e spiego anche perché l'ho aggiunta, lo tengo qui a ribadire, durante i primi mesi della crisi pandemica cercavo una webcam per registrare i miei video su YouTube e vedevo che non ne trovavo e poi quando trovavo appunto le webcam Logitech vedevo che i prezzi si erano triplicati rispetto al passato e per cui mi è venuta l'intenzione di acquistare Logitech perché ovviamente mi aspettavo delle trimestrali ottime, così come è avvenuto. Mi aspettavo una crescita del business imponente e così come è avvenuto. Infatti l'azienda mi sta dando un 27% di capital gain, che male non è. Mi dispiace solo di non aver avuto abbastanza liquidità all'epoca, ho solo 3.2 azioni, però ovviamente come dico sempre vado a mediare. È un'azienda che terrò nel medio periodo, penso fra i 7 e i 10 anni. Anche perché non so se poi il business potrà continuare a crescere. Comunque ricordo che Logitech ha anche una serie di prodotti relativi al gaming che è sempre molto interessante, anche se il business del gaming adesso con le console di ultima generazione potrebbe andare un po' a scemare, però comunque produce altri prodotti come tastiere, mouse, prodotti che nell'ambito del mondo dei computer servono tutti i giorni. Questa è un'analisi che andrò poi a approfondire nel corso del tempo, cercando di ottenere un occhio sul business di per sé e vedendo come andrà a evolvere. Andiamo alla decimazione, London Stocks Exchange, questa fa parte sempre della cricca del Nasdaq, per cui in questo momento ho superato un po' la posizione, l'azienda ha un po' rintracciato in questi ultimi giorni proprio per l'aumento dei casi e anche per la variante del virus nel Regno Unito. È una posizione comunque in cui credo così fermamente, così come nel Nasdaq e come nell'Intercontinental Exchange. Sono posizioni di predominio, sono posizioni di monopolio e non c'è altro da dire, c'è stata un'analisi completa riguardo a questa azienda. Posseggo quasi 3 azioni con una percentuale del portafoglio reale di 5.8%, per cui quando ribilancerò questa scenderà al 5%, che è quello di cui mi aspetto. E la posizione in questo momento sta a un meno 2.72%. Main Street Capital, di cosa si occupa? È un BTC e tra l'altro uscirà un video a breve su questa azienda, BTC Business Development Company, per cui è un'azienda un po' tipo alla BlackRock o alla Invesco oppure alla Vanguard, che però investe in aziende piccolissime che abbiano, anzi non vi dico quanto hanno di capitalizzazione, comunque sono piccole o comunque sono anche investitori. L'azienda investe divenendo proprietari in parte o completamente del business e per cui ha una forte propensione all'investimento speculativo e rischioso ma nel lungo termine, per cui cerca di far crescere le aziende dall'interno. In questo momento ho quasi 10 azioni. Una cosa fondamentale di questa azienda, e poi lo dirò nel video dedicato, è che pur non essendo un REIT dà un dividendo mensile piuttosto corposo e posso assicurare che con quasi 10 azioni mi entrano un po' di soldini e vorrei aumentare questa posizione nel tempo, perché al di là del dividendo mi sta dando anche un capital gain quasi un 8%, per cui è un'azienda molto interessante. Chi non voglia aspettare il mio video se la può andare a studiare perché è veramente molto interessante. Poi eccola la seconda, questo è il mio amore, Microsoft, ho 1.38 azioni in questo momento con un capital gain del 10%, l'azienda che ho sempre amato per varie motivazioni, sia per il business, sia per quanto riguarda la diversificazione dei prodotti, per quanto riguarda l'implementazione di nuove tecnologie, per quanto riguarda le invenzioni che si sono portate avanti nel tempo. È un 5.6%, la dovrei portare al 5%, nulla toglie che in futuro possa anche portarla al 6%, adesso insomma ci penserò nel tempo. L'azienda starà nel mio portafoglio a lungo periodo se i fondamentali non cambieranno, perché secondo me è una di quelle aziende di cui abbiamo bisogno tutti. Adesso non guardiamo solo Windows ed Office, ma guardiamo anche il lato business, dove il cloud
dove Teams, dove tutte quelle soluzioni stanno, si stanno espandendo, e Microsoft è sempre presente con tutti i suoi prodotti. Ha iniziato con, dal piccolo, è diventato un monopolio, hanno cercato di distruggere il monopolio, ma non importa come, sta sempre lì. È un'azienda molto resiliente, mi piace tantissimo il mio business. Non ho mai fatto un'analisi fondamentale di Microsoft, perché non vorrei farla male, e poi insomma amo tanto questo business. È un'azienda che comunque crescerà secondo me nel lungo periodo. BNS, Bank of Nova Scotia, qui è quotata al NYSE, in realtà la banca è canadese. L'ho presa prevalentemente per l'unico titolo bancario che ho, per coprire la parte financial del mio portafoglio. Da un dividendo molto corposo, del lungo periodo, da anche un bel capital gain, al momento sono quasi al 14%, posseggo quasi 7 azioni e diciamo è un'azienda di cui non ho molto da dire, è una banca tradizionale che offre anche dei servizi particolari ai propri clienti. Non ho mai fatto un'analisi fondamentale dell'azienda, però ne abbiamo parlato durante una live con Gianluca e Domenico, quando abbiamo parlato delle aziende canadesi. È un business interessantissimo. Per chi non se lo fosse studiato, direi di andarlo a approfondire, perché ha dei vantaggi commerciali non indifferenti nel proprio campo e soprattutto in Canada, dove ha sede. Magari successivamente posso andare anche a farci un'analisi dettagliata. Target TGT, siamo qui nel retail, un 13% di rendimento fino a questo momento, ho solo due azioni, anche qui mi dispiace di non aver cominciato a creare la posizione prima. Un'azienda che mi copre quella parte di retail fisico, insieme a un'altra azienda che andremo a vedere a breve nel portafoglio, e ha delle prospettive di crescita molto ampie. Si occupa principalmente di dare prodotti che non siano ad altissimo costo, che non siano di marca, per cui soprattutto in questo momento in cui ci sono problemi economici per molte famiglie, Target viene incontro con dei prezzi bassi, con una qualità buona e diciamo con un modello di business molto interessante. Forse dovrei fare un'analisi fondamentale anche di Target, perché è interessantissima come azienda. Dà anche un piccolo dividendo, interessante ovviamente per il portafoglio in generale, ma non l'ho presa per quello, l'ho presa più per il capital gain. Sicuramente è un 6% del portafoglio, terrò questa azienda molto probabilmente a lungo termine, se non andando a cambiare i fondamentali, perché secondo me ha delle ottime prospettive di andare a creare un portafoglio stabile e duraturo. Arriviamo all'ultima azienda, Intercontinental Exchange, ho quasi 3 azioni, anche in questo caso a causa degli ultimi giorni che hanno creato un rintracciamento sul mercato, il business ha perso qualcosa in borsa, anche nel mio portafoglio ha perso una piccola parte, solo un 1.45%, accettabilissima. Ho già coperto la posizione e per cui quando andrò a ribilanciare, insomma, andrò a rivendere alcune parti di questa azienda. Per chi fosse interessato, a Intercontinental Exchange, Nasdaq e anche il LSE, London Stock Exchange, ho fatto un video approfondito su queste tre aziende e ho spiegato per quali motivi sono andato ad aggiungerle in portafoglio. Starbucks, questa azienda perché l'ho presa non ci chiederete mai, all'inizio quando ho aperto il portafoglio di trading 212 e cominciavo a prendere le azioni gratuite, una di queste fu Starbucks. E come le altre la volevo rivendere, però ho detto fammela guardare un attimino. Ho guardato il business, l'ho studiato, mi sembra molto interessante, mi sembrava che fosse sottovalutato al momento proprio a causa della pandemia, e ho detto lo tengo, anzi la vado ad aggiungere nel portafoglio, anzi ci faccio fare anche una bella percentuale. In questo momento ho quasi 4 azioni con un rendimento totale dell'8.61%. La percentuale del portafoglio dovrebbe essere il 7, sono quasi lì, sono al 6.4 nel mediare questa posizione, e sarà molto probabilmente un'azienda che terrò a lungo termine se non andranno a cambiare i fondamentali, perché insomma l'azienda andrà sempre a mangiare fuori, l'azienda andrà sempre a prendere il caffè fuori, ma poi Starbucks non vende il caffè, vende prodotti particolari, particolari shake, particolari prodotti un po' più dolci per il mercato statunitense. E inoltre tende a vendere anche il proprio caffè torrefatto per proprio conto, e per cui ha anche il marchio che si interpone un po' come uno status symbol, un po' come potrebbe essere Apple nel mondo dei telefonini, Starbucks lo fa nel mondo del caffè. Siamo quasi arrivati alla fine. Ho aggiunto un ETF in questo portafoglio perché avevo tante aziende cinesi, ma non riesco a seguire il mercato cinese bene, ci sono troppe variabili che vanno a influenzare il portafoglio, per cui ho inserito l'MSCI China, che non è MSCHI, sfortunatamente. Di questo ETF ho quasi 33 azioni, è una porzione molto importante nel mio portafoglio, credo molto nella Cina anche
se non ne capisco tanto del mercato, e per questo ho deciso per l'ETF e non per quanto riguarda le aziende singole. Ho mollato Alibaba, ho mollato JD.com, ho mollato anche, se ho avuto per un breve periodo, Ouya. Mi sta dando un 7%, ma per quanto riguarda questa posizione me l'aspetto molto ma molto oscillatoria. Sono arrivato quasi a coprire la posizione per intero, un 7% del portafoglio dovrebbe essere, e al momento sono a 6.6. Ovviamente non c'è molto da dire su un ETF, quasi tutte le mega cap cinesi sono in questo ETF. Credo che mi daranno degli ottimi capital gain nel lungo periodo. Bene, siamo arrivati, questo era il podio, l'MSC Cina, le ultime due. PepsiCo, ovviamente chi non conosce Pepsi, in questo caso ho 3.44 azioni, con un rintracciamento che c'è stato in questi ultimi giorni, l'azienda era un più 5% nel portafoglio, non dubito che ritornerà a quei livelli, è un'azienda in cui credo molto, la preferisco a Coca-Cola perché è più diversificata, ha anche una, diciamo, una parte alimentare, non solo delle bibite, e comunque investe in altri business. Mi piace tantissimo come azienda, mi piace come fondamentali, mi piace come è cresciuta nel tempo, ha anche un dividendo molto interessante. In questo momento ho sovraccomprato, perché ho ribilanciato a gennaio, ho fatto un po' di acquisti, ho ribilanciato diversamente il portafoglio. A giugno, quando andrò a fare il mio ribilanciamento mensile, andrò anche a ribilanciare questa posizione. Ovviamente questa mi va a coprire la parte dell'alimentare retail che manca in questo portafoglio, perché ovviamente in questo momento avevo solo Target che mi va a occupare la parte retail per quanto riguarda l'abbigliamento, e Starbucks invece non è proprio alimentare retail, perché in realtà si occupa più della quella che chiamano gli inglesi hospitality. E per cui mi mancava, insomma, questa parte nel portafoglio. Azienda questa che sarà vita natural durante nel mio portafoglio. Siamo arrivati all'ultima azienda, Walmart. In questo momento ho troppe azioni, l'azienda è, diciamo, in pari, quasi 4 azioni, 3.5 in realtà. Dovrebbe essere il 5% del portafoglio, al momento è un 8.5, con un rendimento, diciamo, paritario. Azienda nella quale credo anche in questo caso nel lungo periodo, perché diversifica molto, perché mi sono informato tantissimo sul proprio management che gestisce l'azienda in maniera molto ma molto interessante, che guarda sempre a lungo periodo e non a quello che si produce in questo momento. Inoltre sfido un po' negli Stati Uniti d'America Amazon per quanto riguarda le consegne a domicilio, ha recentemente lanciato il next day delivery per quanto riguarda il mercato americano, dove è presente con tantissimi negozi. Magari un'analisi fondamentale e un video dedicato sarebbe interessante farlo, per fare scoprire il business un po' a chi non ha conoscenza di questa azienda. Come si può vedere dal mio portafoglio è molto particolare, poco orientato al tech, poco orientato alla speculazione, anche se ci sono delle posizioni speculative. Credo che in questo momento, per quanto riguarda la mia vita, per quanto riguarda la mia età e per quello che sto costruendo, questo sia un portafoglio bilanciato per la mia persona. Poi ovviamente un ragazzo più giovane, appunto come Darko Davide o Andrea, che anche loro hanno presentato i loro portafogli, avrà una propensione più alta al rischio e appunto avranno delle aziende un po' più speculative. Per andare a ricapitolare, in questo momento il mio portafoglio mi sta rendendo un 8.67% con un capital gain di quasi 500 euro e un investito di circa 5.206 dollari aggiornati al 31 gennaio 2001. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che questa mia presentazione senza il mio faccione sia stata di vostro gradimento, che il mio portafoglio sia di vostro gradimento, e magari lasciatemi le vostre impressioni qui sotto nei commenti. Anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!